gran piacere che do inizio a questa ultima sessione mattutina, tanto stimolante nei titoli quanto sperimentale nel modo con cui è stata pensata. Oggi avremo l'occasione di vedere due prestigiose figure, ciascuno è massimo esperto nel proprio ambito, che parleranno di argomenti molto interessanti. Da una parte abbiamo il professor Emanuele Severino, filosofo teoretico, già noto al grande pubblico anche al di fuori della sua disciplina. Dall'altra abbiamo il professor Salvatore Aglioti, dell'Università Roma La Sapienza, neuroscienziato sociale, che ha lavorato molto in pazienti neurologici sulla consapevolezza corporea, sull'empatia, in particolar modo per l'empatia per il dolore. Io credo che in Italia raramente esperti di questo livello, di questi ambiti disciplinari apparentemente così distanti, abbiano avuto occasione di incontrarsi e di parlarsi. Vedremo se questa operazione, ardita operazione scientifico-culturale, produrrà una feconda discussione. E alla fine della sessione avremo anche il piacere di ascoltare, in qualità di discussant, la professoressa Ines Testoni, organizzatrice di questo congresso, e che qui ringrazio per aver organizzato un congresso così altamente interdisciplinare e stimolante, e il professor Vincenzo Milanesi, direttore del Dipartimento del FISPA ed ex rettore dell'Università di Padova. Credo che abbiamo molte illustre presenze, credo che Ines Testoni abbia voluto fare un grande azzardo, ma nel mettere insieme questo tipo di sessione, però penso che sia veramente un'occasione speciale per ascoltare il professor Severino e il professor Salvatore Aglioti, che tra parentesi, quando era ricercatore all'Università di Verona, molti anni fa, ha insegnato anche all'Università di Padova, alla Facoltà di Psicologia. Quindi passo a presentare, mi pare nell'ordine, la prima relazione, e anche presento un po' brevemente, anche se forse non ce n'è bisogno, il professor Emanuele Severino, professore emerito dell'Università di Venezia e anche fondatore del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha insegnato anche filosofia teoretica anche all'Università Salute, Vita e San Raffaele a Milano, è accademico dei Lincei, cavaliere della Gran Croce, ha collaborato a lungo con il Corriere della Sera, quindi scrive. Collabora, certo, collabora attivamente da molti anni con il Corriere della Sera, e ha una impostazione, come noi forse molti conoscono, estremamente originale, estremamente coerente, e devo dire che come scienziato, anche dal punto di vista dell'analisi epistemologica della scienza, ritengo, pochi scienziati forse fanno questa riflessione, come la scienza forse è descritta dal punto di vista epistemologico meglio di qualsiasi altro, secondo me, filosofo in Italia. Consiglio anche ai miei colleghi di leggere i libri di Emanuele Severino, io ne ho letti parecchi, forse non ci ho capito molto, ma Legge e Caso, per esempio, è un libro seminale per quanto riguarda la collocazione della scienza all'interno di un grandissimo sistema che è quello della filosofia teoretica del professor Severino. Quindi do la parola al professor Severino e sicuramente ci allieterà con qualcosa di molto stimolante e interessante. Ringrazio il professor Angrilli di questa amabile presentazione. Credo però di essere qui l'unico filosofo, insieme alla professoressa Testoni, ma penso che qui la prevalenza sia degli scienziati, il che è un vantaggio, perché è interessante il disinteresse che il lavoro sul campo scientifico ha per il discorso filosofico. Il professor Angrilli è un po' un'eccezione, ma per lo più chi lavora sul campo ha fastidio a sentire considerazioni di carattere filosofico. È un fastidio mal posizionato, perché
anche le analisi interessantissime, mi compiaccio con quelli che prima, con gli scienziati che prima hanno parlato, anche le analisi di prima hanno uno scopo pratico, che è lo scopo della scienza, quello di cambiare il mondo. Cioè, non c'è soltanto la specializzazione scientifica in cui ogni scienziato si colloca, ma c'è la volontà di trasformare il mondo correlativamente ai progetti che di volta in volta ci si propongono. E la volontà di trasformare il mondo presuppone che il scienziato lo voglia o no, è una certa conoscenza del mondo. E, cioè la conoscenza dell'altro dalla specializzazione scientifica. Lo scienziato non se ne cura, ma vive perché in qualche modo ha presente l'altro dall'ambito in cui egli intende delimitare la propria ricerca. Devo complimentarmi con la professoressa Testoni per i titoli che ha dato a questo convegno. Agonie dell'identità e morire vivendo. Sono titoli estremamente interessanti perché dicono molto di più di quanto probabilmente qualcuno sarebbe portato a pensare, correlandoli al problema del fine vita. Perché penso che molti, anche di loro, concepiscono il morire vivendo come quella situazione che si costituisce quando si muore, quando appunto si è alla fine della vita. E no, c'è qualcosa di più. Qualche cosa di più di questa situazione, anche se questa situazione è di estrema importanza, c'è qualcosa di più e lo suggerisce anche il titolo vero e proprio, cioè Agonia dell'identità. L'identità, che cosa intendiamo? Per identità intendiamo l'essere sé o no? L'identità è l'essere sé e non altro. L'agonia dell'identità è il venir meno dell'essere sé. A parte il tedesco che usa esplicitamente l'espressione Todeskampf per indicare l'agonia, ma tutte le altre lingue, italiano, francese, inglese, derivano questo termine dal greco agonia, che indica anche il combattimento. Noi diciamo infatti agone, il combattimento tra forze, in questo caso quando c'è di mezzo la morte, il combattimento del vivente contro la morte. Dove troviamo queste figure, l'agonia dell'identità, l'essere sé, l'agonia dell'essere sé? In base a che cosa siamo autorizzati a parlarne? Da capo molti scienziati possono alzare le spalle e dire sono problemi che non ci interessano. Però credo che interessi sapere il luogo da cui si attingono queste nozioni. E il luogo in cui si attingono queste nozioni, agonia, identità, essere sé, non essere altro, e qui deludo certamente, ma l'ovvio è quel pericoloso essere che gioca brutti scherzi a chi lo considera come irrilevante, e lo troviamo nella manifestazione del mondo. Qual è il luogo in cui noi attingiamo questi significati? Le manifestazioni del mondo, il modo in cui il mondo si manifesta.
E da capo, qui che cosa intendiamo, che cosa intende il neuroscienziato quando parla di cervello e di mente? Quando riferisce il cervello alla mente, che cosa intende per mente se non appunto la manifestazione di qualcosa? Innanzitutto il mentale è il presentarsi, l'apparire, il mostrarsi di qualcosa. Il carattere della mentalità è questo apparire, questo mostrarsi, questo manifestarsi. Ma prima abbiamo detto i concetti di agonia, identità, essere sé, non essere altro da sé, da dove li attingiamo? Risposta dalla manifestazione del mondo. Ma poi abbiamo aggiunto e il carattere della mente è appunto il manifestare. Allora, è un punto sul quale insisto e che credo che non possa essere trascurato da parte della stessa analisi scientifica. C'è una forma di mentalità ancora più originaria di quella di cui si interessa il neuroscienziato, lo psichiatra, lo psicologo, per i quali la mente è una cosa tra cose. Ma che cosa sono le cose che circondano quella cosa particolare che è la mente? Sono appunto le cose che costituiscono il contenuto della manifestazione del mondo. Quindi c'è una mentalità, una mens, più originaria di quella in cui consiste la mente studiata dalla scienza. Prima dicevo che agonia dell'identità vuol dire il cessare di essere dell'identità. Cioè, ogni cosa è un che di identico. Certamente in questa sede il neuroscienziato si interessa delle patologie dell'identità della situazione mentale. Il concetto di identità si estende, lo accennerò tra poco, anche a ciò che non è quella cosa particolare che è la mente. L'identità come diventare altro è qualsiasi cosa. Ebbene, il diventar altro di una cosa, la mente, ma anche altre situazioni alle quali accennerò. Il diventare altro non è forse, ma questo forse è un interrogativo retorico, non è forse lo strapparsi da sé di ciò che diventa altro. Cosa vuol dire diventare altro? Stiamo pure all'esempio della mente. La mente che si trasforma. Si trasforma, cioè diventa, o almeno il contenuto della mente diventa qualche cosa di diverso. Il contenuto precedente si trasforma. E questo trasformarsi non è uno strapparsi da ciò che si era per diventare altro. E l'altro non è forse invaso da ciò che inizialmente non è l'altro. Cioè l'agonia non riguarda forse ciò che tutti noi riteniamo l'ovvietà, anche qui l'ovvietà, del trasformarsi continuo delle cose del mondo. E allora a qualcuno può venire il sospetto che qui si stia parlando dell'ovvio, che quindi non valga la pena di sentirlo. E che cosa c'è di più fuori discussione per noi che non il diventar altro delle cose? Ma il diventare altro è l'agonia di ogni cosa. E lo strapparsi di ogni cosa, e quindi anche della situazione mentale, e lo strapparsi di ogni cosa da ciò che essa è inizialmente, diventando altro, e lo strappo del diventare altro,
e l'altro stesso che essa diventa è invaso da ciò che inizialmente è il protagonista del diventare altro. L'agonia riguarda quindi non semplicemente il fine vita. Il morire vivendo non è semplicemente il fine vita. Il morire vivendo è ogni momento della nostra vita. Se vogliamo riferirci alla psicanalisi, tutti sanno che per Freud ci sono questi due impulsi fondamentali, Eros e Thanatos, istinto d'amore o di unificazione e di disunione. E stiamo dicendo questo, che anche Eros è Thanatos, anche amore è morte. Ma perché? Ripeto, perché ogni diventare altro è il morire di ciò che diventa altro. Se non fosse morta la giornata di ieri, la nostra giornata di ieri, oggi non ci sarebbe la nostra vita di oggi. Stiamo costretti a morire continuamente per essere. Ma è così cristallino questo concetto? O non serva forse in sé delle minacce essenziali per il nostro modo di vivere e di pensare la vita? Ecco, qui mi preme applicare quanto così alla buona ho detto finora a quella forma del diventare altro, a quella forma dell'agonia, che è il voler far diventare altro. Cadono le foglie degli alberi, ma si vuole abbattere un albero. C'è il diventare altro che esiste di per sé e c'è il voler far diventare altro. Ogni nostra azione è un voler far diventare altro. Prendo in mano questo oggetto, voglio che il rapporto di questo oggetto con la superficie del tavolo si strappi da sé e l'altro sia invaso da quell'iniziale essere da parte di questo oggetto sulla superficie e venga l'altro invaso dalla novità costituita da questo oggetto nella mia mano. Oggi la forma più potente di volontà di far diventare altro è la tecnica guidata dalla scienza moderna. La tecnica oggi è la forma più potente, anche se ancora è guidata dalle forze che nel mondo intendono servirsi della tecnica. Si pensi ad esempio al rapporto tra capitalismo e tecnica. Oggi la tecnica serve al capitalismo. Questo rapporto fa sì che lo scopo della tecnica sia lo scopo del capitale. Lo scopo del capitale non è opera di bene, non è far del bene al prossimo. Lo scopo del capitalismo è l'incremento del profitto privato. Ebbene, che cosa accade in questo rapporto tra tecnica e forze che oggi intendono servirsi della tecnica? Soprattutto il capitalismo, ma anche la democrazia, ma anche le religioni. Stiamo vedendo il terrorismo islamico tendere progressivamente, anche se con sconfitte che in questi giorni sono visibili, tendere dalla
dall'atteggiamento artigianale a un atteggiamento che ha condotto alla fondazione dello Stato Islamico, anche se oggi è sconfitto, ma è la condizione per la quale il fondamentalismo islamico, lo Stato, è la condizione fondamentale per la quale il fondamentalismo islamico può aver presa sul mondo, altrimenti le stragi saranno terribili per gli singoli che le subiscono, ma non per la società occidentale. Ebbene, richiamo un punto che a mio avviso è decisivo, ma che vedo in genere discusso soltanto come tesi e non relativamente alla fondazione della tesi. Richiamo un punto decisivo che riguarda l'agonia dell'identità delle forze che si servono della tecnica. Mi permetto di ripetere: ogni diventare altro è agonia del diventante altro. Stiamo ora considerando quella forma di agonia che è propria delle forze che oggi si servono della tecnica, guidata dalla scienza moderna, dove la tecnica ha come scopo la promozione dello scopo essenziale del capitalismo soprattutto, ma anche delle altre forze che ho citato. Potremmo aggiungere anche il cristianesimo si serve della tecnica. Ebbene, che cosa accade nel rapporto tra gli scopi di un'azione e i mezzi di cui la gente si serve per realizzare quegli scopi? In un'azione qualsiasi, la variazione dello scopo determina la variazione del senso dell'azione. Cioè, lo scopo di un'azione determina la struttura, la configurazione di un'azione. Provo a cavarmela rapidamente dicendo: nell'accoppiamento sessuale, anche se a prima vista le cose possono sembrare identiche, l'accoppiamento tra chi si ama e l'accoppiamento in cui il maschio, poniamo, si serve di una donna che si fa pagare, e solo a un cattivo osservatore i due accoppiamenti possono sembrare la stessa situazione, ma sono essenzialmente diversi, perché lo scopo delle due azioni è diverso. Vivere per mangiare è essenzialmente diverso dal mangiare per vivere. In entrambi i casi c'è il vivere e c'è il mangiare, ma in entrambi i casi varia il significato e del vivere e del mangiare. Altro è il vivere come scopo del mangiare, altro è il vivere come mezzo, e molti vivono per mangiare, altro è il vivere come mezzo per mangiare. Lo scopo di un'azione, dico, determina la struttura dell'azione. Cerco di sveltire il mio discorso perché penso di avere consumato tutto il mio tempo. 3 minuti. Ma se pensiamo alla situazione conflittuale che esiste tra le forze che si servono della tecnica e all'interno del capitalismo, della stessa concorrenza tra i gruppi capitalistici, allora che cosa accade in questa situazione conflittuale? E pensiamo allo scopo come un campo, un ambito. Vogliamo andare fuori, bene, questo è il nostro scopo.
Allora, il nostro essere fuori è una dimensione che, diceva Marx, è ideell vorhanden, è presente idealmente nella nostra mente. Noi vogliamo andare fuori e il nostro essere fuori è idealmente presente nella nostra mente. Bene. Ma che cosa accade quando c'è conflitto tra le forze che si combattono servendosi tutte di una frazione dell'apparato tecnologico? Sono tutte interessate per prevalere a rafforzare quella frazione dell'apparato di cui esse sono proprietarie. Allora, il campo dello scopo che inizialmente poniamo per il capitalismo è l'incremento del profitto. Il campo dello scopo viene progressivamente occupato dal potenziamento progressivo dello strumento che consente al capitale di incrementare il profitto. Poniamo capitale e democrazia, c'è conflitto anche se non lo si capisce, ma non lo si nota, ma c'è conflitto tra i due. Ebbene, ognuno dei due per prevalere deve aumentare la potenza di cui dispone, che oggi è la tecnica guidata dalla scienza moderna. Lo scopo, quindi, di ognuna delle due viene a trasformarsi progressivamente, perché ognuna delle due, oltre al proprio scopo specifico, per il capitalismo l'incremento del profitto, oltre al proprio scopo del profitto, ha lo scopo di incrementare lo strumento che consente di realizzare quello scopo. Cioè lo scopo della forza vincente si trasforma, ma trasformandosi la forza vincente non ha più lo scopo iniziale. Ma non dicevamo prima che il senso di un'azione è determinato dallo scopo che essa ha? Sì? Il che vuol dire che nel conflitto tra le forze che si servono della tecnica, la forza vincente vince perché perde il proprio scopo, cioè ciò che la costituiva come ciò che essa era va in agonia, non è più ciò che essa ha. Mi permetto, e poi mi zittisce, di ripetere questo punto, perché non contano le tesi, conta la giustificazione delle tesi. E quindi mi permetto di ripetere: se c'è conflitto tra forze, ognuna delle due o delle tre o delle quattro, insomma delle qualsiasi forza in conflitto, è interessata per prevalere sull'altra a rafforzare il proprio mezzo. Ma rafforzando il proprio mezzo fa sì che il proprio scopo venga, che per il capitalismo è l'incremento del profitto, venga progressivamente a trasformarsi, cioè a diventare altro. E questa progressiva trasformazione è l'agonia dello scopo. Ma lo scopo è ciò che determina l'azione. Quindi la situazione attuale è quella verso la quale ci stiamo dirigendo, è quella dove la tecnica è destinata ad essere il fattore che determina l'agonia delle forze che oggi si servono di essa. Ho parlato della tecnica, ma la tecnica non ha l'ultima parola. Non è questo un discorso tecnocratico, perché questo lo vorrei dire anche agli amici scienziati, perché abbiamo detto prima che la tecnica è volontà di potenza, ma è una volontà di potenza che si serve di metodi di carattere statistico probabilistico, cioè no, la scienza dice: io non dico verità assolute. Ma domando allo scienziato: chi ti ha informato dell'esistenza di verità assolute?
Da dove viene questo concetto di verità assoluta che tu dici non interessarti? Viene dal pensiero filosofico, il pensiero filosofico che ha incominciato a parlare di episteme tessalezeia, di scienza della verità. E allora certo la tecnica è destinata a essere il fattore che determina l'agonia dell'identità delle forze che si servono oggi della tecnica. Ma la tecnica stessa, che è destinata così a portarci verso, dopo i periodi intermedi che noi stiamo vivendo, indubbiamente terribili, è destinata dopo questi momenti intermedi a portarci a ciò che possiamo chiamare paradiso della tecnica, è anche destinata a mostrare il suo vero volto, cioè di essere un allontanamento della morte, cioè dell'agonia. La scienza oggi ci propone questo, anche questo, forse soprattutto questo, un allontanamento ipotetico della morte. E quindi questo inferno, questo paradiso della tecnica verso il quale noi stiamo andando, ha dopo di sé l'emergere del carattere infernale di questo paradiso. Infernale perché l'unica cosa che mancherà sarà la verità della lontananza della morte, sarà l'imminenza, la possibilità che la natura si ribelli improvvisamente alle leggi della scienza e la morte mostri il suo carattere di ciò di cui non si è capaci a mostrare l'annientamento. Ecco, accennato al futuro, è un discorso previsionale, quindi a questo punto bisognerebbe chiarire la natura logico-concettuale della previsione, ci sarebbero tante cose da dire, è una previsione, non sta indicando la situazione attuale, ma è una previsione che allude a un futuro, la dominazione della tecnica, cioè l'agonia delle identità che se ne servono, e di un futuro ancora più futuro, cioè quello in cui il paradiso della tecnica sarà destinato ad essere a sua volta oltrepassato da qualcosa di cui loro adesso faccio grazia. Bene, grazie molte al professor Severino che è stato comunque nei tempi, nel senso che ha rubato i 5 minuti per eventuali domande, ma che possiamo ampiamente recuperare, diciamo, penso, nella fase finale dopo eventualmente. Forse, non so, il tempo, io direi che passerei a dopo perché penso che la discussione potrà emergere soprattutto dopo con l'intervento di Salvatore Aglioti e anche dei nostri discussant, per cui lascio, diciamo, procediamo. Passo a presentare il prossimo relatore, noto nel suo ambito, un po' meno noto pubblicamente rispetto al professor Severino, che è Salvatore Maria Aglioti, ha studiato a Parma e poi è stato numerosi anni come ricercatore a Verona nel gruppo di Berlucchi e di Marzi. E poi è diventato professore associato, professore ordinario all'Università Sapienza di Roma e anche lavora nell'Istituto IRCCS Santa Lucia, ha un laboratorio di cui si occupa in numerosi aspetti delle neuroscienze. Sono contento che sia qui perché credo che tra i neuroscienziati che io conosco, secondo me è la persona più flessibile e adatta per questo tipo di discussioni e dibattiti. Ha lavorato quindi molto, come ho già detto, sulle tematiche delle neuroscienze sociali, soprattutto recentemente si è spostato nelle neuroscienze sociali, ma è da molto tempo che sta lavorando sulla consapevolezza corporea in pazienti neurologici con vari tipi di lesioni, empatia per il dolore, ma anche neuroscienze esistenziali, questi temi degli ultimi anni forse ci parlerà, all'inganno e disonestà in contenuti organizzativi e sociali,
così come a fondamenti dei gruppi sociali determinati dalla razza e dalla affiliazione politica e religiosa. Quindi credo che per questo tipo di convegno possa essere una presentazione molto stimolante e interessante, e quindi passiamo ai 25 più 5 minuti canonici di presentazione. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Di tutte le cose che hai elencato tu, io parlerò di un pezzetto molto piccolo, perché ieri in realtà mi sono reso conto che avevo esagerato e grazie a te me ne sono reso conto. Allora, io sono un neurologo clinico di origine che insomma negli anni 90 ha cominciato a occuparsi di un tema che non era molto mainstream nella neurologia, giustamente, perché la neurologia si occupa di cercare, grazie anche soluzioni, questo sembra quasi un divertimento filosofico. Mi sono imbattuto in pazienti che presentavano dei sintomi, poi ne accenneremo brevissimamente, dei sintomi molto speciali, diciamo, riferiti al loro corpo. Il resto del mondo era intatto nella loro rappresentazione, ma il corpo è come se avesse uno status particolare. In realtà io negli anni sono diventato uno sciovinista del corpo, mi rendo conto, lo ammetto subito, perché già è facile andare nei guai, e sono parziale, cioè sono molto di parte, e mi sono fatto l'idea che questo è un concetto centrale per la cognizione e anche per la società, è tutt'altro che carne e ossa, è qualcosa di più di carne e ossa. E vi faccio alcuni esempi rapidissimi. Solo quello di sinistra, c'è una novella, un libro che vi consiglio, è un po' stile neurohorror del genere. Immaginate una persona che ha un corpo che non, molto anziano, molto malmesso, ma un cervello intatto, e va in una clinica per farsi mettere un altro corpo. Se l'idea è che il cervello è la nostra identità e unicamente il cervello, i problemi non ci sono. Alla fine sceglie il corpo di un giovanotto avvenente, e quando torna nel mondo con questo corpo si rende conto che anche se il suo cervello era quello di prima, il corpo ha una sua parte, per esempio era il corpo di una persona omosessuale, e lui si ritrova con questo genere di conflitto. Cioè, quello che noi abbiamo nell'involucro è molto di più, basta vedere quanti milioni di neuroni ci sono lì. Allora, il corpo è usato per una serie di negoziati sociali, ve li faccio rapidissimamente perché alla fine poi vorrei concentrarmi su una o due cose. Alessandro, per favore, se mi dai il tempo. Sì. Qui guardate, ci sono molti esempi di come il corpo può essere rappresentato, alcuni nella patologia, una patologia terribile di cui tutti hanno sentito parlare. Questa forse è una patologia, non so neanche se è una patologia, è una condizione più rara ma particolare, non è una condizione del DSM, cioè queste persone non hanno nessun elemento psicotico, però hanno un grande desiderio di essere di cambiare la loro parte del corpo, cioè il loro corpo, amputandosi una parte. Quindi si chiama apotemnofilia, fanno di tutto, cercano un chirurgo accondiscendente, magari in zone del mondo dove le regole sono meno stringenti, si fanno amputare una parte e poi sono felici. Devono adottare una protesi, e però è una condizione non rara, sapete, cioè adesso che ci sono questi gruppi, perché era molto stigmatizzata, no? Perché in effetti è difficile da accettare, non solo, ma c'è una variante in cui si è attratti sessualmente per le persone senza una mano, senza un piede. Cioè, questa idea del corpo è qualcosa di più di carne e ossa. Io qui sconsideratamente avevo detto farò questa cosa, no? Ma poi ho visto avevo 200 diapositive. Allora, il primo 1 e il primo 2 la riassumo così, perché la parte poi forse meno interessante qui per questo uditorio. Noi negli ultimi 20 anni, diciamo, sappiamo che il corpo è rappresentato in maniera diversa dagli oggetti, dal nostro cervello, non solo, e questo è un mistero, non vi so dire perché. La faccia è rappresentata in zone del cervello diverse dal resto del corpo, è un piccolo mistero, ci sono delle ipotesi, è possibile diciamo, avere accesso a queste rappresentazioni, a dove si trovano, e modularle per esempio dall'esterno, facendo sì che cambi il modo con cui percepiamo l'emozione di un corpo e anche la bellezza, cioè la bellezza specifica del corpo. Quindi con questo ho saltato una quarantina di diapositive, e quindi spero di tornare.
Allora, io vorrei concentrare su due aspetti, sul fatto che sono entrambi legati al cambiamento, no? Che è un po' quello che il professore, con parole molto migliori, ha detto, il cambiamento, cioè il cambiamento di identità, per esempio, no? Quindi questi due aspetti plastici delle rappresentazioni corporee, e per fare questo comincio con una parte un po' più complicata, che è il fatto che noi sul corpo, preferenzialmente, poi possono succedere cose anche riguardo agli oggetti, però abbiamo una tendenza a fare due cose: uno, a ritenere che è una parte di noi; due, a ritenere che noi abbiamo il controllo sulle azioni che questo corpo fa. Questi due concetti sono il senso di appartenenza e il senso di essere l'agente delle azioni. Allora, se per un istante ciascuno di noi pensa a questo, dice: bene, sì, certo, io ho una chiara consapevolezza della mia mano, del mio piede, ho una chiara consapevolezza che io sto gesticolando o sto facendo un movimento delle mani. No, è un problema che è nel sottofondo, non richiede neanche tante riflessioni. Però se questo costrutto fosse fisso, cioè inscalfibile, noi avremmo probabilmente alcuni vantaggi ed alcuni svantaggi. Di fatto non lo è. Scusate, fra un attimo torno a questo. Per esempio, di solito lo faccio, ma qui non era il caso, vado a fare questo racconto con tante palline di pane. Perché? La pallina di pane è un ottimo modo per mostrare una cosa che Aristotele aveva descritto un certo numero di anni fa. Questa illusione per cui, se voi incrociate le dita e toccate un oggetto, questo oggetto diventano due. Una cosa che potete fare già adesso, però questa è meno forte, sempre di Aristotele, è fare questo movimento intorno al vostro naso, incrociare le dita intorno al vostro naso, succede qualcosa di strano, alcuni diventano due nasi addirittura. Con le palline il 100%, qui è molto più. Cioè, noi cambiamo semplicemente inducendo un conflitto tra le informazioni solite che ci arrivano dalla nostra mano, dalla cute, dalla propriocezione. Con questa semplice manipolazione noi cambiamo una rappresentazione di cui abbiamo su cui giureremmo, metteremo la mano sul fuoco, che è il modo con cui noi controlliamo le azioni, possediamo la mano e gestiamo l'interazione con il mondo, è un modo fisso, chiaro. E invece succedono queste cose. Questa è un'illusione, anche questa la potete provare, non qui, è un'illusione fortissima, per cui se c'è una persona, ci sono due persone, una bendata tocca il naso di un altro, mentre si tocca simultaneamente il suo, c'è un effetto che il naso gli si allunga. Questo è più variabile, però succede. Cioè, che cosa sto cambiando? Sto cambiando il modo con cui io rappresento il mio corpo, diciamo, ad occhi chiusi, e quello che mi arriva, le informazioni che mi arrivano dalla mia periferia corporea. In pratica, Alessandro, per favore, se sto andando così, dimmi. No, tranquillo, c'hai tempo. Allora, per esempio, c'è un modo, questo qui è un altro modo bizzarro, se volete, ma moltissimi laboratori lo usano, insomma, proprio pura fenomenologia. Voi prendete una mano di gomma, un braccio di gomma, un piede di gomma, e fate questo semplice esperimento. Il soggetto, quello che vedete lì, il soggetto ha la sua mano vera, mettiamo la mano destra appoggiata sul ginocchio, e sul tavolo c'è una mano di gomma. E voi cominciate, il soggetto guarda, e voi toccate la mano di gomma mentre toccate la sua mano che è fuori dalla vista. D'accordo? Se questo tocco arriva in maniera simultanea, dopo un po', la maggior parte, anche questo non è come l'Aristotele con la pallina che è 100%, è un po' più variabile, però una percentuale elevata di soggetti nel giro di 2 minuti vi dice due cose. Uno, caspita, ma com'è che la mano di gomma è la mia? Cioè, voi avete ovviamente una piena rappresentazione, siete gli stessi super laureati, super intelligenti, quindi avete la stessa rappresentazione del vostro corpo, però dice: cavolo, c'è una mano di gomma che è attaccata a me. Cioè, cambiando, e proprio si crea un conflitto tra quello che voi vedete e quello che voi sentite sulla mano. Questa illusione sparisce se voi rendete asincroni questi due tocchi. Questo è legato al modo con cui il cervello organizza la realtà. Per esempio, pensate quando andate al cinema e vedete che la voce arriva dalla bocca dell'attore, la voce arriva dal microfono. Quello è un fenomeno di integrazione multimodale, o l'effetto ventriloquo, simile a questo. In questo caso è in grado in pochissimo di cambiare rapidissimamente la nostra rappresentazione del corpo. Però a proposito di Sacro Graal, perché ogni campo c'è il suo Sacro Graal, stamattina ne ha parlato il professor Michelli, in questo campo il Sacro Graal è l'identità mediata dalla faccia. Cioè, voi potete dire la mano di gomma, tanto sulle mani non siamo così bravi a dire quella è la mia mano, ma sulla faccia, cavolo, la faccia è possibile in maniera facile, cioè altrettanto facile. Grazie.
Hai 15 minuti. Oh, 13. 15, grazie. Allora, in pratica, dici, come faccio in poco tempo a rendere una persona simile a un'altra dal punto di vista della faccia, cioè quindi la vera identità, che non è come quella della mano? Allora, questa è una cosa che succede raramente nella patologia. Grazie. Allora, io vi faccio vedere una cosa. Si può anche questo. Vediamo se questo funziona. Immaginate una situazione di questo genere. Ora, io per la verità volevo essere morfato con Marlon Brando, ma dice che non funzionava. L'avevo fatto così. Cioè, c'è un momento, se voi fate questa, si può fare con dei programmini da niente, in cui voi sentite una cosa proprio molto strana, cioè... senza fare nessuna manipolazione c'è già qualcosa, c'è un certo punto che uno dice oddio, che sta succedendo? Allora, noi abbiamo, nel nostro laboratorio abbiamo scoperto un effetto che abbiamo chiamato effacement in inglese, sarebbe prendere la faccia di un altro facendo lo stesso ragionamento della mano di gomma. Ci sono due persone, vedete, una di fronte all'altra, e c'è uno sperimentatore che stimola con dei pennelli la faccia, quindi l'una dell'altra, queste due persone, in realtà c'è una specie di cosa di cartone per non far vedere il tocco sulla propria guancia, solo per farlo sentire, e dopo un po' quello che accade, se questa simulazione è sincrona, una cosa simile alla mano di gomma. Ovviamente non è pensabile che uno dice "Toh, sono diventato te", quindi per fare questo c'è bisogno di fare quel morfo che avevo fatto vedere prima di Woody e me, no? Cioè quello che noi prendiamo è, mettiamo, i due estremi sono i nostri due partecipanti, noi morfiamo le immagini mettendoci una percentuale sempre crescente dell'altra, abbiamo delle chimere per cui c'è un pezzo di se stessi e in un'area che è di area grigia, diciamo che noi chiamiamo area grigia, intorno al 50%, lì veramente la situazione è confondente. Quindi le persone vengono stimolate in modo sincrono e devono giudicare quale di queste immagini corrisponde a se stesso. E le immagini possono avere più di sé o più di altro. Allora, guardate, in una conchiglia vi dico brevemente qual è il risultato. Se la stimolazione è sincrona, nella zona, ovviamente quando sono tutto io o tutto l'altro, se dico così, cioè non, c'è qualcosa che non funziona, ma nella zona difficile percettivamente, le persone, se la stimolazione è sincrona, dice cavolo, e quando fanno questo... scelta dell'immagine prendono su se stessi molto più dell'altro. Quindi abbiamo creato un'illusione per cui in certe condizioni, con questa manipolazione del tatto, voi sentite che l'altro arriva su di voi, cioè una confusione dell'identità. E tra l'altro, adesso questo vado veloce perché sono dettagli, la cosa interessante è proprio nell'ambito di dire quanto il corpo, la faccia, ha a che fare con le rappresentazioni sociali, abbiamo per esempio considerato la relazione con una serie di cose, per esempio la tendenza ad essere empatici, i più empatici prendono più persone, cioè più, diciamo, tendono a includere l'altra persona ancora di più. Niente di interessante. Interessante, scusate, è questo, che per esempio se voi dite, fate dei giudizi di la bellezza dell'altra persona o è la bellezza interiore. La bellezza fisica dell'altra persona, eccola qui, la vedete sotto, cavolo, c'è una relazione altissima. Se voi vi morfate con Angelina Jolie, basta pochissimo e vi piace esserlo. Se una che è bella interiore, insomma, comunque queste qui sono le trappole del nostro essere persone umane nel mondo. Allora, la tecnologia, 8-9 minuti ce li ho? Sì, no. Sì, c'hai 10 minuti. 10 minuti, grazie. Allora, la tecnologia di cui parlava il professore prima, io non so se lei è favorevole o no, io sono un altro fanatico della tecnologia, anche se poi ci porterà all'inferno, almeno di questa. Parlo di tecnologia, di realtà virtuali immersive. Noi lavoriamo con due cose, una è una proprio complicata, che è la cave, in onore a Platone peraltro, no? Che è una stanza che riflette il mondo in vario modo, voi entrate in questa stanza e potete andare su Marte, cioè succede qualcosa. Oppure la versione più domestica, che è questo dei caschetti di realtà virtuale immersiva. Ormai stanno invadendo, ci piaccia o no, invaderanno le nostre società. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato degli scenari corporei di questo genere. Basta, in realtà virtuale immersiva, basta l'allineamento della prospettiva visiva che voi dite, cavolo, questa mano è la mia, no? Voi sapete che è un pupazzo, ma c'è un sentimento molto forte di dire questa mano, e se questa mano fa dei movimenti, anche se c'è una certa incongruenza con voi, voi tendete a considerarla vostra. Quindi noi abbiamo manipolato varie cose. Allora, questa è una mano intera, questa è una mano staccata.
Allora, se voi fate vedere la mano intera, la mano staccata, la persona dice no, io la staccata non la embodizzo, embodizzo la mano intera, che ha molto senso, lo vediamo da un punto di vista, diciamo, soggettivo. Se voi andate nella profondità del corpo, cioè registrando le risposte autonomiche, adesso vediamo se questo mi funziona. Vale a dire, voi registrate come reagisce la persona dal punto di vista della sudorazione quando vede un evento sulla mano di un avatar. Sulla mano di un avatar, cavolo, io vedo quello lì, e se voi siete col caschetto, la prima cosa è che, aia, no? Vi tirate proprio indietro, fa molto scena. Però guardate com'è la reattività del sistema nervoso autonomico, che è una grande reattività, oh no. Quando la mano è intera reagite, quando la mano è staccata non reagite. Ma se la mano c'ha quel filino che avete visto di ferro, voi dite no, non è la mia mano, non mi sento la mia mano, ma il vostro corpo reagisce come se fosse la vostra mano, perché c'è una sorta di continuità operazionale che rende possibile, ad esempio, l'agire sul mondo. Ultimo pezzo. Allora, una cosa del genere, uno dice, boh, è la follia di Magritte. No, nella neurologia, quelle cose di cui ho parlato all'inizio, noi troviamo che dopo lesioni di una certa parte del cervello, le persone possono dire una serie di cose. Vi ripeto, persone con intelligenza conservata, insomma, su tutto il resto del mondo ragionano in una maniera impeccabile, lì dicono, io ho una terza mano, per esempio qui nell'aria, oppure dice, questa mano non è la mia. Per esempio... Questo è un esempio a cui noi siamo molto affezionati, perché è una persona che dopo una lesione dell'emisfero di destra dice che la mano plegica non è la sua e non lo sono neanche gli anelli, fino a che l'anello non viene preso e messo sull'altra mano, sotto i suoi occhi, allora a quel punto diventa di nuovo suo. Cioè il ragionamento è che siccome questa alterazione cerebrale ha alterato la rappresentazione del corpo, ha alterato tutto quello che è associato al corpo. Quindi l'idea che noi nel corpo, vi dicevo prima, possiamo estenderla questa cosa, pensate al bastone dei ciechi. Ancora in un ambito ancora più complesso, queste non sono cose che ho fatto io, è un neurologo svizzero che in pazienti svegli durante registrazioni preoperatorie fa stimolazione di certe parti del cervello. E che cosa accade? Fondamentalmente due fenomeni che interessano per l'ultimo pezzetto della mia discussione, ed è uno che uscite fuori dal corpo. La persona, guardate, e lui dice, oh cavolo, mi vedo che mi giro e mi guardo dall'alto. Oppure, sempre da quelle regioni lì, dateci un occhio, non importa la tecnica, poi lo vediamo, alla fine, nel concludere la storia, oppure c'è un'altra cosa, l'angelo, cioè arriva una persona, quella figura che vedete lì, si siede vicino a me, in genere raccontata come una presenza positiva. Quando smettete di stimolare, non c'è più l'angelo, non c'è più fuori dal corpo. Cioè, quello che sta succedendo dentro il vostro cervello genera queste esperienze molto veridiche, over and over, i pazienti raccontano quello. Perché vi dico questo? Perché un'altra cosa legata a un'idea implausibile, cioè che il corpo ha a che fare con fenomeni molto alti, è questa cosa che noi abbiamo chiamato il cervello mistico. In realtà c'è un filone molto, molto sviluppato su come noi rappresentiamo, scusate, questi li devo proprio saltare, e vi voglio raccontare invece uno studio che abbiamo compiuto noi qualche anno fa, legato al fatto di dire, bene, noi come esseri umani abbiamo una serie di proprietà, che forse sono proprio le vere proprietà che ci differenziano dagli altri, e questo, per questo vi avevo proposto existential neuroscience, ma vabbè, magari un'altra volta. Cioè, una è quello che noi navighiamo nel futuro, d'accordo? Mentre anche gli altri hanno una memoria del passato immensa. Quando voi navigate dite, fra 5 anni, nessun problema, fra 15 anni, fra 55 anni, se io faccio questo, auguri, 55 anni, e lì succede una cosa, per tutti gli esseri umani c'è un'importante teoria psicologica che dice che noi rappresentiamo l'aldilà. Come lo rappresentiamo? Il beyond, cioè qualcosa di più. Lo rappresentiamo col fatto che la nostra personalità, come noi la studiamo proprio dai test di personalità, la maggior parte di voi probabilmente ha sentito parlare molto del Big Five, comunque ci danno una costituzione di come siamo fatti. Noi abbiamo utilizzato un test di personalità differente, non posso andare nel dettaglio adesso, che viene dalla psichiatria e che tende a rendere questi costrutti legabili per esempio a dei particolari sistemi neurotrasmettitoriali. Vi faccio un esempio, un tratto che si chiama persistenza, che cioè significa quanto tu sei ostinato nel perseguire un obiettivo, per esempio, e questo sembra essere una cosa veramente che già a 20 giorni un bambino mostra, no? E che ha a che fare per esempio con i sistemi colinergici. Allora, da questo genere di test cosa viene fuori? Che noi siamo, la nostra personalità, scusate, ha
può essere descritta con due grandi scale, quelle di temperamento, che sono le cose più di base, e quelle di carattere, che sono quelli legati alla nostra formazione molto più plastica, come noi stiamo nel mondo, alle esperienze che abbiamo. E quelle del carattere hanno delle tre sottoscale, che sono l'autodirettività, la cooperatività, fra un istante, e poi l'autotrascendenza. Allora, l'autotrascendenza, che non ha una relazione stretta con la religione, attenzione, è proprio un tratto degli esseri umani tutti, che possono essere più o meno alti, questa cosa di dire, per esempio, mi sento unito con un tramonto, oppure sento che... Quindi è una cosa che è parallela alla religione, quindi noi non c'entriamo, mi raccomando, non... Cioè, io non sto parlando della religione, se no si ricomincia con le polemiche. È solo un tratto di base che voi estraete con un normale test di personalità, come fareste con Big Five. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo sottoposto questo test, di tutto il test, a dei pazienti prima di un intervento chirurgico di asportazione di tumori cerebrali. Con questo razionale. Allora, questi sono i pazienti, sono tanti, con razionale che, a seconda del tipo di tumore, io, il chirurgo, dovrà levare o meno una parte del cervello. Ora, i tumori cerebrali, come sapete, non sono i tumori dei neuroni, i neuroni non fanno tumori in nessun caso, sono tumori della glia, però a seconda della loro malignità invadono il tessuto cerebrale. Allora, noi abbiamo testato pazienti, guardiamo solo il pezzo in alto, gliomi ad alto grado, cioè sono i tumori molto maligni che infiltrano il tessuto, e guardiamo giusto in basso i meningiomi. La storia è più complicata, ma ci basta per il ragionamento guardare questi due gruppi. Questi gruppi di persone, prima dell'intervento chirurgico e dopo l'intervento chirurgico, hanno fatto il test di personalità, questo che vi dico, con l'assunto che quando il chirurgo va a levare il glioblastoma deve levare anche neuroni, deve levare pezzi di cervello che funzionano male, ma stanno funzionando. Nel meningioma un chirurgo bravo, e il nostro era bravissimo, è in grado di tirarlo tutto via senza toccare il tessuto cerebrale. Questo proprio, in realtà i chirurghi che operano i meningiomi sono tutti bravi, e tutti, il meningioma non dà problemi per fortuna, ci sono dei guai a volte. Guardate qui, le lesioni possono essere, noi abbiamo 88 di pazienti, sono tanti, possono essere centrate sulla parte anteriore del cervello o sulla parte posteriore. Allora, guardate qui, guardiamo solo i gliomi ad alto grado, questi che hanno dunque nero e prima della chirurgia, bianco dopo la chirurgia. Quelli con le lesioni anteriori hanno la stessa... non ci sono differenze, e ovviamente questo è l'unico risultato che abbiamo solo sull'autotrascendenza, tutte le altre non danno risultati, altrimenti avrebbe avuto meno senso questa storia. E quelli che invece hanno i gliomi ad alto grado nella parte posteriore del cervello, guardate, quando levate la parte posteriore del cervello, fra un attimo vi dico quale, diventano più autotrascendenti, cioè un tratto importante della loro personalità, tra quelli più evoluti, diciamo, in termini di filogenesi, di ontogenesi, e aumenta, diventano più trascendenti. Niente di tutto questo nei pazienti con meningioma. Gli altri sono dettagli, se poi volete possiamo parlarne. Quindi, qual è? Tra l'altro, con un'analisi, diciamo, esatta, di dove era la lesione, di cosa spiegava questo aumento di trascendenza, che vedete qui, quello che vi dicevo non è solo la parte posteriore, ma è un punto specifico, diciamo un cluster, un gruppo specifico di voxel dai due lati del cervello, perché noi abbiamo pazienti con lesione destra e lesione sinistra, che riguardano due strutture particolari del lobo parietale, che hanno dei nomi ma non ci interessano qui. Quello che ci interessa è questo, che... queste due strutture bianche che vedete, che vengono dal nostro studio, sono le stesse regioni che il chirurgo, quando le tocca, avete fuori del corpo, avete l'angelo che arriva e avete questo senso di crescere. Niente di tutto questo per le lesioni anteriori. E non potete dire, come direste giustamente, ah, ma perché è un'esperienza importante quella del tumore, sanno che moriranno. Tutti, anteriori e posteriori, moriranno e sanno che moriranno. Quindi non è quello il punto. Il punto è che c'è qualcosa che noi abbiamo interpretato in questa maniera, a proposito di identità, che il corpo e la sua rappresentazione hanno un ruolo così pervasivo per l'individuo e per i rapporti sociali, che addirittura intorno ad esso, entrare e uscire dal corpo, si costruiscono delle cose complesse, quali addirittura la autotrascendenza. E con questo ho finito. Grazie. Bene, grazie a Salvatore Aglioti.
è stato esattamente nei tempi. Dopo credo che l'area fosse il giro angolare, se non è il giro angolare qui, e per i curiosi almeno sappiamo qual è l'area. Bene, io penso che adesso, dopo queste due molto stimolanti presentazioni, possiamo anche cominciare ad ascoltare i nostri discussant, adesso nell'ordine, non so chi vuole essere prima. Allora decido io, Ines Testonis sarà la prima. Ma penso che dopo potremo anche discutere sì. Ulteriormente. Ecco, non voglio togliere spazio perché c'è, secondo me, veramente molto da discutere e sottolineare. Mi preme far presente a coloro che stanno ascoltando queste splendide relazioni che ieri l'onorevole Bersani ha orientato la discussione sul problema tecnica e mercato, quindi l'indicazione di Emanuele Severino oggi risolve il problema mosso ieri, poiché l'ha citata professore Pierluigi Bersani dicendo: dovrei dire a Emanuele Severino che la tecnica sì è pervasiva, è importante, ma è sempre sottomessa alle istanze del capitale, cioè vale dire del mercato. Nello specifico lui si è riferito, Bersani si è riferito al capitale. Ecco, oggi abbiamo avuto la risposta, la risoluzione al problema mosso da Bersani ieri, cioè vale a dire comunque il capitale, così come lei ha indicato, è possibile analizzare, approfondire in maniera più dettagliata questo aspetto analizzando un testo, Il tramonto del capitalismo, edito da Rizzoli, in cui lei discute appunto questo. Anche il capitalismo cerca, crede di utilizzare la tecnica, mentre invece è utilizzato, diventa strumento della tecnica per lo sviluppo. Quindi questo per ricollegare tra ieri e oggi. Forse il passaggio che chiederei al maestro di diciamo così approfondire riguarda il come e se è possibile far diventare l'autotrascendenza, perché questa è la grande sfida del professor Aglioti e comunque dei neuroscienziati, far diventare l'autotrascendenza cosa tra le cose, e come è possibile invece, e se è possibile, ovviamente io essendo sua allieva non posso che assumere questa prospettiva, come si toglie l'eventualità di pensare la coscienza come cosa tra le cose. Possiamo anche fare... Possiamo anche passare eventualmente a domande e osservazioni del professor Milanesi e dopo potrà eventualmente rispondere. Cercando di ricordare. Se no, se vuole rispondere, può rispondere anche subito. Professor Milanesi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è un piacere essere qui, naturalmente. Non ho domande da fare allo scienziato, visto che per farle avrei bisogno di un background di ricercatore quale non ho, ma ho molto apprezzato la capacità di presentarci prospettive che, come uomo della strada, non avrei mai sospettato fossero invece così presenti nella ricerca scientifica contemporanea. È difficile anche far domande a Emanuele Severino, perché anche ad essere un filosofo, quale io in realtà non sono, sono stato un modesto storico delle idee, poi ho cambiato mestiere, Severino non esprime un suo pensiero, è la verità che parla da oltre 50 anni attraverso i suoi scritti. Quindi si discute con qualche opinione, ma non si può discutere e fare domande a discutere con la verità. Quasi si viene tentati di fargli qualche domanda, provocandogli una risposta che ci illuminerà. Severino tende, e lo ha fatto anche oggi da quando ha iniziato questo suo percorso, e appunto sono anni ormai lontani, a individuare questo nesso tra la tecnoscienza e la volontà di potenza.
Ed è proprio questo nesso che lo porta a dirci, come ci ha fatto splendidamente questa mattina, che ogni forma di espressione, ogni espressione, ogni forma di esercizio di volontà ci porta attraverso il divenire altro ad una perenne agonia. Ecco, questa verità che attraverso il pensiero di Severino emerge ci condanna, questo è il senso della domanda, ad esprimerci attraverso atti di volontà con una volontà che è sempre necessariamente volontà di potenza? O c'è un altro spazio per una volontà che non si esprime essenzialmente ed esclusivamente in termini di volontà di potenza? Voglio dire, possiamo vivere anche senza considerarci prigionieri di ogni, in ogni nostro atto, di una volontà che è volontà di potenza? Detto in altri termini, la verità che attraverso il pensiero di Severino passa e che, come ci ha lui stesso poc'anzi fatto intravedere, non ci consegna a un futuro infernale, o quantomeno questo è ciò che io ho capito. È una verità che lascia spazio ad un'altra volontà o che ci dice solo che possiamo continuare ad agonizzare? Bene, penso che forse il professore può già darci. Ci possiamo anche invertire, magari questa è calda, la domanda può rispondere. Ci possiamo divertire? Invertire nel senso che questa è una domanda appena fatta calda, forse è più allora facile. E dopo riprendiamo quella di Ines. Ma se siamo d'accordo sul concetto che volere è volere cambiare, perché se non si vuole cambiare, non si vuole. Volere è che la situazione attuale divenga diversa. Allora, il concetto di volontà di potenza non è un concetto addizionale rispetto al concetto di volontà. La volontà è per essenza volontà di potenza. Ma non solo nell'uomo, ma anche quando noi evochiamo il divino come colui che vuole il mondo, per esempio nella prospettiva cristiana, è volontà di potenza. Scindere il concetto di volontà dalla potenza è impossibile. Ma non so se sia trapelato da quanto dicevo, per noi abitatori di questa civiltà, che il diventare altro e che la volontà di potenza esistano è ovvio. Invece non so se sia trapelato, io avrei voluto che trapelasse, ma può darsi che non ci sia riuscito, che sia trapelato che il diventare altro è qualcosa di essenzialmente problematico. Cioè noi siamo convinti dell'assoluta evidenza di ciò che è pieno di problemi, di antinomie. Accenno a quello che è fondamentale, ma che è anche di più difficile comprensione. Diventare altro, penso che non ci sia bisogno di rispiegare questo concetto, è quello che abbiamo davanti ad ogni momento. Ecco, diventare altro, cioè il punto di partenza e il punto d'arrivo. Nel punto d'arrivo c'è soltanto l'altro. Se rispondiamo di sì, c'è soltanto l'altro nel punto d'arrivo, allora non è il qualcosa che diventa altro a essere diventato altro.
fermami se non mi son, se non sono chiaro. Se nel punto d'arrivo ci fosse, ripeto, soltanto l'essere altro, il bicchiere, facevo prima l'esempio del bicchiere, se nel punto d'arrivo ci fosse soltanto il bicchiere nella mia mano e basta, noi non diremmo che è il bicchiere che era sul tavolo che è diventato il bicchiere nella mia mano. Quindi nel punto d'arrivo non ci può essere soltanto il bicchiere nella mia mano, ma l'essere bicchiere nella mia mano da parte di ciò che non era nella mia mano. L'essere nella mia mano da parte di ciò che era sul tavolo. Il che vuol dire che qualcosa è non quel qualcosa, che qualcosa è altro. Anche in campo scientifico la pazzia suprema è dire che per esempio il cervello non è cervello, o che la mente non è mente, o che l'esperimento che si fa non è l'esperimento che si fa. Questo concetto del diventare altro è la follia che noi crediamo essere l'evidenza suprema. Da questa follia ci possiamo liberare qui ora? No, perché decideremmo di liberarci con una... decideremmo di liberarci dal decidere, cioè dal decidere, no, dalla follia, qui ora non possiamo liberarci. La follia, d'altra parte, ha una sua grandezza, bellezza, nobiltà. L'errore è grande, Lucifero non è un cretino, Lucifero è grande, intelligente e pieno di luce. E nel frattempo noi siamo destinati a questa luce infernale, e che d'altra parte è quello che, in cui si colloca ogni nostro agire. È possibile questo superamento? Ma in questa situazione no. C'è la morte, cos'è la morte? Qui bisognerebbe vedere che cos'è la morte rispetto a questa situazione in cui noi trattiamo come assoluta evidenza ciò che almeno un po' è trapelato, credo, e è la follia, per cui, ripeto, qualcosa non è quel qualcosa che è. Un codicillo a quello che dicevi prima con tanta amabilità sulla verità. No, qui oggi io non ho parlato della verità, perché che esista la terra, adesso sto dicendo qualcosa che può sembrare paradossale, ma che esista il mondo, lo scienziato lo dà per ovvio, ma anche ognuno di noi vivendo è convinto di essere qui a Padova a fare un congresso, eccetera. Ma che esiste il mondo, Padova, l'Italia, eccetera, è una verità assoluta? E in base a che cosa chi rispondesse di sì, in base a che cosa chi risponde di sì può dire che è una verità assoluta? Ci sarà un'alzata di spalle, direi, ma no, stiamo a perdere tempo con queste domande. Ma è una verità assoluta o è una fede? Certo, io ho questa fede di essere qui a parlare con voi, con loro, a Padova, e credo che anche loro abbiano questa fede, ma è una fede, non è, cioè ci siamo mossi stamattina non all'interno di ciò che non è fede, quello è il grande tema che tu hai nominato, chiamandolo appunto il tema della verità, ma abbiamo fatto delle considerazioni intorno al contenuto della fede che io credo che sia posseduta anche da chi mi sta ascoltando, e che credo che ci sia qualcuno che mi stia ascoltando, perché anche questo è una fede, visto che qualcuno, il prossimo, è un comportamento che non mostra, forse fortunatamente, la propria intimità coscienziale. Dico fortunatamente perché probabilmente in questo momento qualcuno sta pensando male di me, e quindi è meglio che io non veda questo pensiero negativo del prossimo nei miei riguardi. Questo bene. Coscienza tra le cose. È possibile
sostanzialmente. Ecco, ma cos'è il trascendimento? Autotrascendimento, quando, infatti vorrei, già che ci sono, ne approfitto per fare l'ulteriore domanda al professor Aglioti. L'autotrascendenza è l'esperienza dell'essere oltre se stessi, quindi di appartenere a una dimensione trascendente, nonostante io mi viva come me stessa qui, ora e adesso. I neuroscienziati, dice il professor Aglioti, al quale peraltro chiedo se potesse approfondire questa descrizione che ha fatto, perché nella prima giornata del congresso abbiamo parlato di esperienze paranormali, quindi out of body experiences, near death experiences, che vengono vissute da parte delle persone come la prova che io non sono il mio corpo, ma io sono la mia identità e la mia anima che può liberarsi dal corpo. I neuroscienziati ci stanno dicendo: no, anche la tua esperienza fuori dal corpo, come near death experiences, come esperienza di premorte, come il vederti fuori dal corpo, è ancora qualcosa di riducibile al cervello. È un'esperienza di coscienza riducibile a alcune modalità con cui il cervello elabora le sensazioni in entrata, dunque le informazioni. Le chiedevo dunque, rispetto all'eventualità, ma so che è così, di poter considerare la coscienza, anche quella che appare all'interno di quella dimensione limitata che è l'individuo, come qualcosa che in sé è al di là dell'essere individuo. Beh, mi fa venire voglia di intervenire anche su quello che ha detto lei, che è interessante, perché viene fuori quel concetto di riduzionismo che io credo, ma spero che gli scienziati non coltivino poi così tanto. Questo è un punto importante, secondo me. Ma non siamo tutti d'accordo sul... Ecco, guardiamo. Il riduzionismo, per cui, non so, Searle dice che la mente sta al cervello, così come la funzione digestiva sta, il digerire sta allo stomaco. Va bene. Ma il concetto di riduzionismo, che vuole essere un po' l'enfant terrible, rispetto ai miti, alle religioni, alle filosofie, soprattutto quelle del passato, questo enfant terrible mostra un volto irrimediabilmente teologico. Perché dico questo? Ma dunque, c'è un'entità chiamata cervello e un'entità chiamata mente. Cosa vuol dire ridurre la mente al cervello? Ma dunque, un primo significato è questo: tutto ciò che c'è nella mente c'è nel cervello, oppure tutte le funzioni della mente sono determinate dal cervello. Questa è una prima risposta. Ma se la prendiamo sul serio, se prendiamo sul serio questo tutte, allora nella cosiddetta mente non c'è nessuna novità rispetto al cervello. Ma se non c'è nessuna novità, non si vede come mai essa si costituisca come qualcosa che non è il cervello, perché penso che anche il neuroscienziato veda la differenza tra l'essere in un campo di margherite respirando il profumo delle, no, le margherite, però di campo di rose, e il cervello che produce questa sensazione piacevole. Si vede la differenza. Se il fatto mentale è totalmente riducibile al cervello, non dovrebbe costituirsi, non dovrebbe esserci. Allora, una prima risposta è: il fatto mentale è totalmente riducibile al cervello, così come in campo teologico si dice il mondo, secondo la prospettiva creazionistica, il mondo è totalmente riducibile a Dio. Sì,
Ma anche qui si può fare la stessa obiezione. Se il mondo è totalmente riducibile a Dio, dove Dio sta al cervello come il mondo sta alla mente, chiaro? Se il mondo è totalmente riducibile a Dio, non si capisce come mai il mondo ci sia. C'è, quindi differisce dal suo essere in Dio. E allora, per questo dicevo prima, il riduzionismo è un enfant terrible dipinto, perché, se risentiamo il ragionamento, o è riducibile totalmente, o per esserci non è riducibile. O è riducibile totalmente, ma allora non si capisce perché ci sia. La risposta tecnica di un neuroscienziato riduzionista direbbe: noi non conosciamo come 10 miliardi di neuroni si connettono in ciascun cervello, sì, e se sapessimo questo potremmo essere in grado di dedurre tutti i prodotti mentali di una persona. Sì, ma la deduzione... Ma noi non siamo in grado, ovviamente, sì, di fare questo. D'accordo, ma la deduzione non è l'identità. Certo. Se non è l'identità da capo, il dedotto o è totalmente riducibile a ciò da cui si deduce, e allora non si vede come mai sia un dedotto, oppure è un dedotto, ma allora non è riducibile a ciò da cui si deduce. Non è completamente riducibile, perché noi non conosciamo tutto. Se mi dice completamente, vuol dire che allora c'è una parte non riducibile. Non ancora conoscibile per gli strumenti che abbiamo. No, non riducibile tout court. Anche qualora sapessi tutti gli elettroni. Questo il riduzionista spinto non lo riconosce. Dice: noi, conoscendo le migliaia di connessioni che ci sono tra ogni neurone e tutti gli altri neuroni, 100 miliardi di neuroni, potremmo essere in grado di ridurre completamente i contenuti però della mente. Ho sentito la mia risposta. Sì, sì. Ma di fatto, ma il riduzionista, poi, ovviamente, dicendo questo, fa un atto di fede, quindi non è in grado di. Fa un atto di fede. Non è in grado di rispondere. Sì. Ci sono molte, se posso, scusate, sì, non so se l'ho interrotto, prego. L'ho interrotta, continui, scusi. Certo, dunque, non mi sono messo una seconda parte. Cosa volevo osservare, poi arrivo alla... ma questo è stato occasionato a quanto ha detto la professoressa. Sì, Cessonzi. Ma è il problema, certo. È quello di il, mi ha sempre colpito come mai nelle scienze neurologiche sia così poco considerato, poco considerata la fisica quantistica. La fisica quantistica afferma la totale imprevedibilità del futuro, ma non del futuro remoto, del futuro immediato, perché non c'è nessuna connessione causale. Allora, che cosa fa, per quanto ne sappia, la neuroscienza? Stabilisce delle regolarità empiriche, non delle connessioni causali. Tant'è vero che i buoni neopositivisti alla Carnap non parlavano mai di condizionamenti, come adesso si è inclini a dire, forse perché non si vuole insistere troppo sulla precisione linguistica. I buoni neopositivisti alla Carnap parlavano di parallelismo psicofisico, parallelismo. Cioè, constatiamo che quando accade X nel cervello, accade Y nella mente. Il che non esclude che nel prossimo esperimento accada X nel cervello e non accada Y nella mente. Siamo d'accordo? No. Allora ecco che lei conferma io non so ancora, cioè, non ho detto quello che allora ecco che lei conferma l'assenza in campo neuropsichiatrico o neurologico della fisica quantistica, perché per la fisica quantistica si dovrebbe dire, ripeto, accade X nel cervello, nello stato T1 accade X nel cervello e Y nella mente, nello stato T2 accade X nel cervello e non Y nella mente. Ah,
anche lì si va per gradi di approssimazione. Allora, io non sono un esperto di meccanica o di fisica quantistica, ma ci sono dei neuroscienziati che in realtà fanno riferimento a questo. Però non è, io su questo direi poco, se posso non essere d'accordo, cavolo, pensavo di non essere d'accordo solo con umiltà oggi. Vabbè, con lui proprio divergo completamente, invece con lei no, professore, capisco il senso. Allora, io mi riferivo alla sua osservazione della non possibilità di essere causativi nella mettere in relazione due eventi, perché questo è vero, era vero ai tempi di Neurath, ai tempi di Carnap, non è vero adesso. Noi abbiamo, con un margine di approssimazione che è sempre statistico, la possibilità di intervenire su, per esempio, la macchina che genera i fenomeni nella nostra rappresentazione e stabilire nessi di causalità. Quello che vi ho fatto vedere sul... Perché li chiama nessi di causalità? Il fatto che se io, per esempio... Non le basta parlare di regolarità empiriche? È anche una regolarità empirica, ma che io, su cui ma io posso avere... Ma che cosa c'è di più nel nesso di causalità? Perché io posso avere una sorta di controllo di quello che sta succedendo. Cioè... Sa che cos'è il nesso di causalità? Vuol dire un rapporto necessario tra causa ed effetto. Ma che cosa ne sa la scienza del nesso necessario? Il fatto, per esempio... No, che cos'è la necessità? Allora, l'esempio che io posso farle è questo. Lei ha diciamo... No, risponda alla mia domanda. No, non so rispondere a una domanda posta così. Io, diciamo, chiamo causalità il fatto che rispetto alla relazione tra un evento A e un evento B, che possono essere indipendenti, possono occorrere con regolarità fenomenica, ma che possono essere completamente indipendenti, aggiungo, la scienza in questo momento tende ad aggiungere il fatto che se io perturbo il funzionamento di quello che genera il fenomeno e lo genera, per esempio, soggettivamente... Accade Y. Sì. Vabbè, ma allora, siamo al punto di partenza. Insomma, cioè, in base questo che per cosa, me, è, questo per me che... è causalità. Ma no, ma l'epistemologia sa perfino dai greci che l'induzione non può dar luogo a un salto che conduce a una proposizione necessaria. Tant'è vero che si racconta quella sorta di episodio che riguarda i polli, i quali hanno imparato, quando vedono il contadino arrivare, hanno imparato che arriva a mangiare. Allora, c'è X, che sono i polli che guardano il contadino che arriva col mangiare, cioè si produce Y. Un giorno i polli sono lì, che sono X, arriva il contadino e tira il collo ai polli. Il che vuol dire che la semplice induzione non è in grado di condurre a una affermazione dell'esistenza di un nesso necessario. Perché altrimenti il contadino sarebbe dovuto sempre arrivare portando il cibo. Invece porta a partire il collo. Ma il nesso necessario in termini più grossi è un po' diverso. Un'altra cosa. No, il nesso necessario è quello, cioè, che anche Galileo conosceva, che i fisici dicono di non voler più considerare perché sanno che la necessità è una questione complessa e si accontentano di parlare di regolarità empiriche, di leggi, cioè, statistico. Sì. Probabilistiche. Io però posso, ma diciamo, a lei dovrebbe bastare questo. Sì, però, però c'è anche il fatto che io posso diciamo creare una regolarità statistica. Se io la creare una regolarità statistica, ma non ha il costo della necessità. Sì, cioè nel senso che io ho la possibilità di dire se questo evento io riesco a riprodurlo. Quindi le basta la regolarità statistica. Sì. Questo abbiamo discusso, questo per noi significa, che non questo per noi significa causare un fenomeno, stabilire che c'è una relazione, no, ma tra... Se lei mi dice mi basta la regolarità statistica, siamo d'accordo. Sì, però a questo io aggiungo il fatto che sono nella condizione di favorirla questa regolarità, sì, quando di, nel di mondo prevedere non c'è. Ipoteticamente con un margine maggiore o minore di probabilità. Certo, va, certo. D'accordo. Sarebbe bello andare avanti. Il concetto di riduzionismo all'interno delle neuroscienze è abbastanza sviluppato, ci sono varie gradi di riduzionismo e varie filosofie di riduzionismo all'interno delle neuroscienze, però qui andremo troppo oltre. Credo che sia stato molto interessante, molto stimolante l'intervento di entrambi i nostri prestigiosi ospiti. Ringrazio
Salvatore Aglioti, professor Severino, professor Milanesi e Ines Testoni per questa stupenda sezione. Thank you.